sulle sue spalle. E praticamente diciamo che questo serpente è un po' la chiave sotto quale giace appunto il segreto, cioè il suo petto, il suo seno. Ma piano piano, un pochino, come possiamo vedere di lato, si sposta scoprendo un po' uno dei due seni, appunto, quindi mostrando una sorta di vedo e non vedo per quanto riguarda ciò che c'è sotto. E spesso è anche un po' criptica per come si esprime, quindi non vi aspettate che lei, così, quindi questa carta, vi dia una spiegazione chiara, almeno per il momento. Soprattutto è possibile, ad esempio, che se state cercando, ad esempio, in questo periodo delle risposte, delle informazioni, diciamo così, possano essere, diciamo che potrebbe riguardare una risposta che vi arriverà in sogno, ma in senso più ampio potrebbe riguardare una risposta che vi arriva appunto con l'intuito, quindi non a chiare lettere o con delle risposte proprio pratiche, papali papali, diciamo così, ma potrebbe volerci appunto un po' più di intuito da parte vostra. E appunto, quindi, quando siete, come probabilmente in questo caso, se avete scelto questo mazzo, in una situazione che appunto vi genera in voi delle domande un po' difficili, probabilmente dovrete considerare di rispondere a queste domande utilizzando il vostro intuito piuttosto che il vostro cervello. Andiamo a vedere la seconda carta. La seconda carta del primo mazzo è invece una carta oracolo, come al solito vi metto tutto in descrizione, e la carta in questione è trasformazione e ci dice un nuovo modo di vivere. Avrete l'approccio ad un nuovo modo di vivere. Che cosa ci dice questa carta? Questa carta sta a significare che voi probabilmente siete in un momento di grande, appunto, trasformazione, quindi tutte quelle idee un po' vecchie, delle vecchie anche credenze, tra virgolette, e anche magari potrebbe essere appunto circa quello che secondo voi meritate nella vita, vanno buttate via. E dato che qui diciamo parliamo proprio del nuovo anno, questo mi sembra perfetto. E bisogna rimpiazzare queste idee, dovete, cioè state per rimpiazzare queste idee, perché ce la state per fare effettivamente, con un approccio alla vita incredibilmente vitale, e state per intraprendere sicuramente un nuovo cammino, dato che appunto di trasformazione si parla. E sicuramente quindi presto inizierete a vedere le cose, diciamo così, in un modo del tutto nuovo. Quindi questo mazzo cosa vuole farvi sapere con questa carta? Che appunto, dato che questo mazzo, come già avevo detto, ve lo metterò in descrizione, ma l'ho già utilizzato, e è il mazzo appunto The Sacred Traveler, quindi del viaggiatore sacro, diciamo. E praticamente vi ricorda che un viaggio trasforma il viaggiatore, perché quando il viaggiatore arriva a destinazione, non è più la stessa persona di quando ha iniziato quel viaggio, e questo è vero anche nella vita. E ovviamente, così come nella vita, anche nei viaggi ci possono essere dei momenti, delle aree della nostra vita che possono essere magari non proprio perfette, ovviamente, comunque difficili, comunque che possono portare quindi confusione. Sono proprio questi momenti che poi ci portano alla rinascita, proprio come la fenice che vediamo raffigurata in questa carta. Quindi lasciate andare i vecchi modi di essere, di fare, di pensare, i vecchi schemi, e affacciatevi invece ad un nuovo modo di vivere la vita, un nuovo modo di approcciare il mondo con degli occhi completamente nuovi, diciamo così, ecco. Quindi sono sicuramente dei cambiamenti positivi quelli che vi aspettano. Vediamo un po' cosa ci dice la prossima carta. Dunque, andiamo avanti con la terza carta del primo mazzo, il mazzo della rosa. Ora vi spiego un pochino qualcosa di quest'altra tipologia di carte oracolo. Questa qui che vedete è l'oracolo di Mesmer. Intanto vediamo la carta. Ok, la carta è la numero 24. Ci sono due giraffe in questa luna piena. Allora, innanzitutto vediamo
quando effettivamente, non so, dato che fino adesso abbiamo parlato di rinascita e di domande, magari la risposta a queste domande che avrete, oppure a questa nuova vita di cui parlava la seconda carta, si verificherà il 24, potrebbe essere. Comunque quello che vediamo qui sono due giraffe, una maschio e una femmina, quindi una coppia sembrerebbe chiaramente. Sotto la luna piena con delle rose in mano. Ora, la luna piena è diciamo una sorta di simbolo di compimento, quindi forse la domanda che vi portate dietro in questo periodo o questa rinascita di cui abbiamo parlato con la carta precedente potrebbe riguardare una situazione sentimentale di coppia. Ad esempio, potrebbe essere che voi avete dei dubbi sulla persona con cui state, che volete sapere se questo rapporto andrà avanti, se arriverà magari uno stadio successivo o quant'altro. Ed ecco quindi, ad esempio, le vostre domande, il fatto che appunto non possano avere una risposta razionale, ma è una questione di cuore. Anche il fatto della rinascita importante del nuovo cammino potrebbe essere appunto che il nuovo anno segnerà uno spartiacque ad un certo punto nella vostra relazione e quindi appunto come vediamo qui la relazione passerà a uno stadio successivo, arriverà a compimento, magari ci sarà un fidanzamento, un matrimonio, una convivenza, qualcosa del genere. Ciò non toglie che potrebbe anche trattarsi di un rapporto comunque con, se siete degli uomini, con una persona dell'altro sesso, ovviamente anche se siete delle donne, quindi uomini per le donne, donne per gli uomini e viceversa, perché qui vediamo un maschio e una femmina, non per altri motivi. Appunto, li vediamo con dei fiori in mano e sono abbracciati in un certo qual modo e i fiori anche sono, convergono verso lo stesso punto, molto spesso si dice che va osservato molto anche il linguaggio del corpo, quindi sono in pace, sono sereni, sono in questa atmosfera appunto sotto la luna piena. La luna piena è anche per come me, chi è pagano, è diciamo appunto la figura di mezzo della dea, quindi la giovane, la donna e la vecchia, quindi si tratta della giovane, quindi scusate, della donna, quindi appunto il momento più propizio, più maturo per un qualcosa. Quindi potrebbe riguardare appunto una situazione romantica o verrà appunto, si porterà a compimento un qualcosa che riguarda se non una coppia, comunque una situazione positiva, di pace, di realizzazione o comunque sia di chiusura di un cerchio con una persona del sesso opposto al vostro. Andiamo avanti e vediamo un attimino che cosa ci dice l'ultima carta per concludere. Andiamo a vedere la quarta e ultima carta del primo mazzo che ci dà un po' il riepilogo e ci dice appunto di nuovo toglietevi dalla mente i pensieri negativi. Quindi mi sembra che sia tutto perfetto, mi sembra che tutto coincida alla perfezione, appunto, visto anche quello che abbiamo letto ora. Mi sembra che appunto il quadro sia completo perché abbiamo parlato inizialmente di di alcune domande che vi assillano, tra virgolette, come se aveste appunto qualche domanda che vi rimane in testa da un po'. Abbiamo parlato di un nuovo viaggio, di un nuovo modo di vedere la vita, di un nuovo capitolo che si aprirà in questo nuovo anno per la vostra vita, che potrebbe, abbiamo visto, riguardare una situazione sentimentale o comunque una persona del sesso opposto al vostro. E il consiglio finale, appunto, è di togliere dalla vostra mente i pensieri negativi. Quindi questo ci completa il quadro e ci conferma che il tutto, la vostra domanda, la risoluzione per questo nuovo anno per voi sarà positiva, ci sarà un grosso cambiamento positivo e sicuramente sarete soddisfatti di questo cambiamento nella vostra vita, che potrebbe essere qualcosa che aspettavate da un po'. Grazie per aver scelto questo mazzetto. Passiamo al prossimo, che è il mazzetto della spada. Eccoci qua. Passiamo adesso al secondo mazzo, il mazzetto della spada. Vediamo un po', partiamo sempre dalla carta dei tarocchi, vediamo un po' che carta è uscita. Vediamo, giriamo l'asso di coppe. Eccolo qui. Sono fantastiche queste carte. Adesso andiamo a guardare un po' che cosa ci dice questa carta. Allora, partiamo dal presupposto che quando si tratta di coppe, generalmente è sempre legata alla sfera emotiva, perché appunto la coppa raccoglierà quell'acqua, è l'elemento dell'emotività, diciamo delle emozioni. In questo caso, l'asso di coppe, al dritto, ci preannuncia una nuova
direzione, un nuovo inizio, una specie di cammino emotivo, quindi può essere appunto una relazione per quanto riguarda amore, quindi un nuovo amore, o anche un'amicizia, un'amicizia importante. In ogni caso, questa carta vi incoraggia a godere proprio dei primi momenti, di quei primi istanti, di quei primi periodi di una nuova relazione, che sia di amore o di amicizia. E proprio perché, così come l'acqua è sfuggente, bisogna ricordarsi che le persone non sono mai date per scontate, che non è mai dato per scontato che ci siano per sempre. Quindi, proprio godetevi il momento. Andiamo a vedere cosa ci dice invece, la carta oracolo, quindi la seconda carta del secondo mazzetto. La seconda carta del mazzo della spada è appunto, anche qui vi dico, la carta oracolo, del mazzo del Sacred Traveler, ed è Cleansing Waters, e sta ad indicare che la purificazione attiva le vibrazioni della forza vitale. Vediamo un po' nel dettaglio cosa, diciamo, vuole stare a significare questa carta. Praticamente il significato di questa carta è che per ricevere, per raggiungere la pienezza nella vita, bisogna purificare se stessi e l'ambiente che ci circonda. Quindi anche per quanto riguarda le relazioni, che siano, diciamo, qualsiasi cosa provochi energia stagnante, è necessario purificare e pulire voi stessi, gli spazi in cui vivete ed anche le vostre relazioni, appunto. Quindi lasciamo stare gli vecchi schemi. E ad esempio, dovete anche prendervi cura, per fare un esempio, del vostro corpo. Bevete più acqua, mangiate meglio, perché comunque siete, diciamo, una sorta di canale in cui scorre appunto la vita, come in quanto essere vivente. E dato che appunto il mazzo si chiama Sacred Traveler, questo mazzo, come già avevo detto altre volte perché l'ho già usato varie volte, fa sempre la metafora del viaggio e del viaggiatore. Quindi, così come il viaggiatore periodicamente prende del tempo durante il suo viaggio per lavarsi, cercare delle acque in cui bagnarsi, purificarsi e pulirsi, ad esempio sotto una cascata, per esempio, anche noi dobbiamo farlo nella nostra quotidianità, ma non solo fisicamente, anche spiritualmente, quindi toglierci di dosso le energie negative, vecchi schemi, qualsiasi cosa anche sia legata con l'acqua, parlando anche della prima carta, quindi parlando anche dell'asso di coppe che abbiamo visto prima, potrebbe essere utile fare della meditazione in acqua, fare una passeggiata sotto la pioggia, quindi comunque sia fisicamente che spiritualmente ed emotivamente dovete un attimo fare pulizia, ecco, per stare meglio, per far scorrere meglio anche il vostro umore, le vostre giornate. E anche prima abbiamo visto una nuova relazione, probabilmente per accogliere nuove amicizie, nuovi amori, va un pochino tolto quello che era magari il nostro vecchio schema e il nostro vecchio modo di vivere una relazione. Magari ci stiamo portando degli strascichi, quindi ecco, è bene fare una pulizia per affrontare il nuovo anno, sia all'esterno ma soprattutto all'interno di noi stessi. Andiamo a vedere la terza carta, che cosa ci dice. La terza carta, appunto, del secondo mazzo, il mazzo della spada, è di nuovo l'oracolo di Mesmer, che vi ho già un po' spiegato, e è la numero 26. E vediamo un po' cosa raffigura: un lupo che bastona un muflone, un bufalo, e che sta un pochino sul ciglio di una scarpata. Cosa può significare questa?
sopra vediamo questo uccello che con le zampe trattiene questo bufalo per la camicia, come se un uccello così piccolo di fronte a una bestia così grande riuscisse nella realtà a poterlo salvare da questo salto nel vuoto, da questo precipizio. Potrebbe essere che qualcuno si sia comportato nei vostri confronti fino ad oggi, nell'anno passato, comunque recentemente, in un modo non proprio equo. Magari può essere un capo, un collega di lavoro più alto di voi, una persona che voi mettete in una posizione alta nella vostra vita, perché il lupo nella scala, diciamo, alimentare, non si dice alimentare, però nella gerarchia, diciamo, degli animali è più forte, diciamo, è più pericoloso del bufalo. Viene visto perché il bufale grosso se carica fa male, però c'è una sorta di prepotenza forse che è stata fatta e voi probabilmente siete arrivati sull'orlo di questo precipizio. Cosa vediamo? Cosa c'è che salva un po' la situazione? L'uccello che si libera nell'aria, l'aria è legata in genere all'intelletto, alla mente, quindi potrebbe essere appunto che voi finalmente siete arrivati ad un punto con la vostra stessa testa, avete parlato con voi stessi, avete detto basta, ora basta, quindi probabilmente legato anche a prima il fatto di togliersi da vecchi schemi e da una novità, una nuova relazione, una nuova amicizia. Potrebbe essere appunto che voi veramente state abbandonando una relazione che sia lavorativa, che sia sentimentale, che sia di amicizia, che è stata svantaggiata per voi, cioè, l'avete vissuta in modo, diciamo, ci avete un po' rimesso, ecco. Ma dato che anche se si parla di sentimenti, probabilmente il vostro cervello è quello che invece vi sta, tra virgolette, dando una mano in questo caso. Altrimenti potrebbe anche stare a significare che quelli siete voi stessi, cioè voi stessi vi siete spinti appunto sul ciglio di questo ipotetico burrone che vediamo raffigurato e che quindi non vi siete trattati bene fino ad oggi, emotivamente parlando, magari per delle scelte sbagliate che avete fatto fino ad oggi, e finalmente però piano piano vi state rendendo conto in modo conscio e in modo, diciamo così, razionale che tutto questo non deve più ripetersi, che quindi vi date una nuova possibilità per questo nuovo anno di reiniziare con un piede, diciamo, col piede giusto, che appunto forse riguarda proprio una relazione, un'amicizia, parlando del lavoro, e appunto per fare questo la carta che dicevamo, che vedevamo prima, va un po' purificato il nostro io, sia esteriore che interiore, quindi anche il nostro schema di vita, i nostri modi di approcciarsi anche con noi stessi probabilmente. Vediamo l'ultima carta che ci dà un consiglio finale. L'ultima carta del secondo mazzo è appunto una carta riassuntiva che ci dà un messaggio, e il messaggio è: cercate il consiglio di un amico vicino. Quindi mi sembra che anche questo leghi bene con le altre carte che abbiamo visto. È tutto incentrato probabilmente sull'amicizia, un'amicizia importante che inizierà quest'anno. Magari sfocerà in una relazione, questo non lo possiamo sapere, o magari sarà un'amicizia con una persona che rimarrà semplicemente un amico. E quindi appunto cercate il consiglio di un amico vicino, quindi cercate questa persona quando la conoscerete, godetevi i momenti con questa persona, come diceva la prima carta. Per farlo cercate di abbandonare i vecchi schemi che siano stati dettati da una terza persona o da voi stessi, in modo da godere appieno di questa nuova conoscenza che per voi in questo nuovo anno sarà molto importante. Grazie per aver scelto questo mazzo e per aver ascoltato la mia interpretazione. Passiamo al prossimo mazzo, al mazzo del pipistrello. Andiamo a vedere adesso qual è la prima carta del mazzo del pipistrello. Ovviamente, come per gli altri mazzi, partiamo dall'unica carta dei tarocchi, questa qui, vediamo. L'eremita, questa è la prima carta di questo mazzo. Andiamo a vedere che cosa ci dice l'eremita. L'eremita è una carta che riguarda la solitudine e il riposo, perché tutti noi abbiamo bisogno ad un certo punto della nostra vita, della nostra giornata, del nostro
Bastone a una vera.
stare a significare una sorta di distrazione, non si capisce se la figura, l'umanoide, diciamo così, rappresentato sia distratto e quindi lasci cadere l'acqua dalla coppa per sbaglio, o se sia un gesto voluto. Potrebbe appunto stare a significare che non bisogna perdere, non bisogna perdere le emozioni in questo caso, perché le coppe con l'acqua appunto riguardano sempre le emozioni, la parte emotiva, quindi che forse non bisogna perdere d'occhio oppure lasciarsi trasportare troppo dall'emotività e quindi per questo rimanere focalizzati, concentrati per appunto rendersi conto che si possono superare tutti gli ostacoli e anche che bisogna appunto non farsi influenzare dagli altri e quindi prendere questo appunto emotivamente parlando, ad esempio quando gli altri chiedono che vogliono sempre un pezzetto di noi. Bisogna invece rimanere focalizzati e non avere, diciamo, disperdere le nostre energie, le nostre emozioni. Altrimenti il suo potrebbe essere anche un gesto voluto, quindi il fatto di invece proprio di elargire acqua al terreno che è così verdeggiante intorno a lui o lei. E quindi non essere avari delle proprie emozioni, quindi dipende da qual è l'ostacolo, scusate, che avete di fronte a voi, quindi per cui avete scelto questo mazzo, qual è, diciamo, la domanda ipotetica che vi fate in questo periodo, che vi siete fatti fino ad oggi, quindi potrebbe avere un duplice significato. In ogni caso, ovviamente, va messa appunto sempre in relazione con le altre carte, quindi ricordandosi di prendersi dello spazio per sé e quindi magari di essere generosi emotivamente parlando con noi stessi, perché comunque la figura è da sola e si guarda alle spalle, ma non sembra preoccuparsi. E quindi essere più generosi e capire che dentro di noi c'è quello che serve appunto per superare l'ostacolo, oppure potrebbe appunto stare a significare di stare attenti e non lasciarsi trasportare e disperdere proprio la nostra emotività, le nostre emozioni a discapito proprio invece del tempo per noi stessi, della cura verso noi stessi e della concentrazione appunto che ci serve per superare questo ostacolo che avremo davanti o che abbiamo già davanti. Vediamo l'ultima carta che ci dà un consiglio finale per chiudere il quadro di questo mazzo. Andiamo a vedere l'ultima carta del mazzo del pipistrello, che è una sorta di consiglio per chiudere appunto il quadro, e ci dice: fate in modo che il vostro terzo occhio sia sempre attento, quindi parliamo di una sorta di sesto senso, quindi appunto non lasciatevi manipolare, non lasciatevi ingannare e fidatevi sempre del vostro intuito. Quindi questa, diciamo, è la frase un po' conclusiva che insieme alle altre carte chiude il quadro di questo mazzo. Quindi ricordate appunto di prendervi cura di voi stessi senza, diciamo, troppe distrazioni, ricordandovi che voi avete tutte le risposte già dentro di voi, che riuscirete a che crescerete quest'anno, questo nuovo anno, che riuscirete a diciamo a scavalcare tutti gli ostacoli di fronte a voi e quindi mantenete sempre anche un contatto con il vostro senso, sesto senso, perché vi aiuterà sicuramente anche in queste occasioni e quindi anche parlando delle emozioni di prima della coppa con l'acqua, dell'oracolo di Mesmer appunto. Quindi state attenti anche a come elargite le emozioni. Ecco. Grazie per aver scelto questo mazzo e per aver ascoltato la sua spiegazione. Passo al prossimo mazzo, il mazzo del Pentacolo. Il quarto mazzo è il mazzo del Pentacolo. Vediamo qual è la prima carta di questo mazzo. Partiamo sempre dalla carta dei tarocchi, che in questo caso è rovesciata, come possiamo vedere, ed è la carta. Vediamo un po', guarda, è fantastico, anche rovesciata. Sembra fatta apposta, ha un. Sembra come se la guardassimo comunque da un verso giusto, in un certo senso. E la carta in sé è il 6 di spade, ovviamente rovesciata. Ecco qua, facciamola vedere rovesciata. E malgrado ciò, si vede bene anche rovesciata, è fantastico. Vediamo un po' nel dettaglio il significato di questa carta. Il 6 di spade al rovescio purtroppo non è una carta positiva, spesso le spade al dritto non sono proprio presagi positivi, chiamiamoli così, sempre dipende poi dal contesto della lettura. Ma purtroppo in questo caso l'interpretazione di questa carta al rovescio ci dice che praticamente è come se noi non fossimo riusciti a svincolarci dal passato, da una situazione che ci ha visti protagonisti o comunque condizionato fino ad oggi.
questa sorta di legame con questo passato potrà portare poi a delle situazioni spiacevoli in futuro, che potrebbero essere delle crisi familiari, sfide che si presenteranno, dei conflitti. E quindi diciamo che è in agguato il prossimo anno per voi, purtroppo un periodo critico. Mi piacerebbe dare sempre buone notizie, ma in questo caso purtroppo questa carta, poi vedremo anche le prossime, diciamo non è proprio positiva. Diciamo che potrete trovarvi davanti a un periodo che è caratterizzato da incertezze, sfiducia, dubbi, una forte insoddisfazione circa magari qualcosa che invece credevate di essere pronti a intraprendere, a realizzare. Magari potrebbe essere nel nuovo anno, potrebbe indicare il sopraggiungere di un evento che potrebbe bloccarci, potrebbe farci sentire appunto spaesati. Infatti, in questo caso, essendo al rovescio la carta, simboleggia una sorta di blocco emotivo, una condizione, diciamo, psicologica di malessere dal quale sembra quasi di non riuscire ad uscire. E in molti casi, appunto, questa sensazione è causata dal fatto di essere appunto vincolati al passato, nell'incapacità di riuscire a vedere positività nel futuro.
molto spesso magari gli altri non sono in grado di raggiungere, ma dovete darvi tempo e considerare con cautela tutte le opzioni che vi si pongono davanti e valutarle per bene. Andiamo a vedere la prossima carta, cosa ci dice. La carta successiva del mazzo del Pentacolo è di nuovo una carta dall'oracolo di Mesmer ed è la numero 17. Qui troviamo una mantide religiosa con una veste, tre sacchetti alla vita e una spada conficcata sul ramo, vicino a una farfalla. Cerchiamo di interpretarla un pochino anche insieme, ovviamente, alle altre che abbiamo visto. Allora, innanzitutto notiamo il numero 17 che, come ho già detto, potrebbe essere un numero legato a qualcosa che per voi ha già un significato o potrebbe essere un numero importante per voi in questo nuovo anno. Cosa vediamo appunto qui? Come dicevamo, una mantide religiosa e che ha vicino una spada con tre sacchettine, anche quello il 3, un numero perfetto, un numero armonico, e una farfalla che vola lì vicino. Intanto vediamo la mantide. Allora, il significato della mantide religiosa varia. Per alcuni, ad esempio, l'insetto può simboleggiare degli aspetti positivi del comportamento umano, in altri casi incarna le difficoltà che si hanno avuto nella vita e che magari in precedenza non sono state ben analizzate. Spesso incarna appunto la componente, il potere femminile in negativo, perché appunto divora il maschio dopo averlo in sostanza usato, dopo il rapporto sessuale, ecco, per la procreazione. E quindi potrebbe indicare, dato che la prima carta era il 6 di spade al rovescio, e abbiamo parlato di famiglia, potrebbe indicare una figura femminile nella vostra famiglia che magari voi avete sempre visto come preponderante, come più importante, che dettava legge o che comandava, ad esempio, nella vostra vita. Varie culture, però, dato che si lega perfettamente con tutte e due le carte che abbiamo visto, la mantide, ad esempio in Cina c'è proprio un proverbio cinese che dice che la mantide praticamente non fa mai nulla a meno che non sia completamente sicura di fare la cosa giusta. Quindi anche qui, mantide che fa movimenti attenti, pianificati, quindi rappresenta una persona che ha una mentalità nella vita di tutti i giorni, che pianifica, che è attenta e accorta, che è il consiglio che ci ha dato anche la carta precedente, oltre che il 6 di spada alla rovescia. Quindi ci dice probabilmente che bisognerebbe che voi pianificaste, rafforza ulteriormente i significati delle altre due carte, pianificare proprio i propri passi, che dovrebbe anche un attimino conoscersi di più forse, prendere una decisione per ridurre, ecco, le possibilità di fare una scelta di cui poi magari pentirsi in futuro. Spesso la mantide è anche un segno di pace, di quiete, e incarna un po' la meditazione, ma anche qui appunto dipende da che tipo di cultura andiamo appunto a toccare poi. E quindi appunto questa spada di nuovo che ritorna ridondante come prima, il 6 di spade di nuovo, però infilata e conficcata in questo bastone. Le spade rappresentano sempre l'aria e l'intelletto, infatti abbiamo anche una farfalla che vola sopra la spada, quindi probabilmente appunto questa carta ci suggerisce, proprio vi suggerisce, di usare la testa e essere presenti, pianificare le vostre prossime scelte, i prossimi movimenti proprio per arrivare in alto come questa mantide che è sul ramo. E forse magari dovrete prendere delle decisioni o di interfacciarvi con una presenza femminile molto forte e molto importante. E vediamo un po' l'ultima carta di questo mazzo, che contiene un messaggio che un po' chiude un po' il cerchio appunto di tutto quello che ci siamo detti fino adesso. E vediamo cosa ci dice. Vediamo quindi l'ultima carta, il messaggio finale di questo ultimo mazzo, il mazzo del Pentacolo. Il consiglio è follow your dreams, quindi appunto seguite i vostri sogni. E mi sembra anche qui che siamo in linea con il resto di quello che ci siamo detti fino adesso, ovvero è importante la pazienza, è importante il prendere le cose appunto un passo alla volta, l'essere accorti, l'evitare appunto
delle possibili complicazioni adottando questo tipo di comportamento. Però dovete sempre seguire i vostri sogni, perché avendo pazienza, comportandosi in questo modo e appunto con l'accortezza del caso, sicuramente riuscirete, appunto, come dicevano anche le altre carte, a raggiungere, come diceva la carta dell'oracolo del viaggiatore sacro, a riuscirete a raggiungere probabilmente degli obiettivi che molte persone non riusciranno e non riuscirebbero a raggiungere. Quindi mi raccomando, rimanete focalizzati e niente, seguite i vostri sogni sempre. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui. Questo era l'ultimo mazzo per questa predizione del 2020. Io vi ringrazio per questo altro anno passato insieme. Scusatemi di nuovo per l'assenza.